Volevamo chiedervi appunto di presentarvi, quindi di dirci chi siete e di cosa vi occupate. Ok, allora noi siamo volontarie del gruppo territoriale Lombardia di Stile Rise, che è un'associazione nata nel 2018, quindi da poco ha compiuto 5 anni. È un'associazione che è stata creata da Nicola Govoni, da Sara e dalla Ciccoli. È stata creata a Samos, nell'isola di Samos, dove si sono incontrati questi tre ragazzi per fare del volontariato all'interno dell'hotspot di Samos. Lì si sono resi conto che i bambini e i ragazzini erano lasciati proprio allo sbando, non andavano a scuola, non frequentavano, non c'era uno spazio dedicato ai ragazzi. E quindi loro hanno incominciato a lavorare con i bambini e con i ragazzini per tenerli occupati, diciamo così, con i compiti, eccetera. Finché poi alla fine hanno proprio fondato loro, proprio per essere liberi e indipendenti di fare le cose fatte bene, hanno fondato Stile Rise. Quindi Stile Rise è nata proprio per costruire scuole, per aprire scuole per i bambini profughi e per i bambini più poveri che non hanno le possibilità. Hanno iniziato con le scuole di emergenza e poi hanno anche aperto a Nairobi, in Kenya, una scuola internazionale. La differenza tra le due, come dicevo prima quando avevo spiegato, è che le scuole di emergenza vengono aperte laddove c'è una situazione di bambini più in movimento, diciamo, quindi dove è facile che siano lì per poco, dove non c'è una progettualità, e quindi sono bambini che hanno bisogno banalmente proprio di imparare a leggere, a scrivere, oppure bambini che è 2 o 3 anni che hanno smesso di, non hanno potuto frequentare la scuola e quindi non possono neanche essere inseriti nelle scuole pubbliche del posto che le sta ospitando in quel momento, quindi in Grecia lo scopo era quello, portare i ragazzi ad un livello in modo tale che potessero poi entrare nelle scuole pubbliche. Tanto è vero che la scuola di Samos ora l'hanno chiusa perché tutti i bambini dell'hotspot sono riusciti a essere inseriti nella scuola pubblica, quindi diciamo che è stata una chiusura di una scuola, ma per un successo e non per un fallimento. Quindi poi hanno aperto una scuola d'emergenza nel nord-ovest della Siria, dove veramente le cose sono messe molto, molto male, e poi hanno un'altra scuola d'emergenza nella Repubblica Democratica del Congo, dove ci sono i bambini minatori, mentre a Nairobi hanno aperto, siccome lì ci sono bambini un po' più stabili, diciamo, dove le famiglie si sono fermate lì, hanno aperto questa scuola internazionale dove possono avere il baccalaureato internazionale, cioè praticamente l'accesso poi con questo tipo di scuola di alto livello, avranno l'accesso poi un domani a tutte le università del mondo, non solamente lì. E quindi, diciamo, hanno una preparazione di altissimo livello, cosa che anche qui a Milano c'è, però è frequentata dai ricchi, diciamo. Infatti il baccalaureato internazionale è nato proprio per i figli degli ambasciatori o dei diplomatici che andavano in giro seguendo i genitori e non riuscivano poi a concludere gli studi, e quindi hanno creato questo tipo di scuola che c'è in tutto il mondo, dove raggiungono un livello tale da poter poi essere presenti dappertutto. Un'altra cosa importante che Stile Rise ci tiene è un approccio olistico ai bambini, ovvero fare in modo che i bambini stiano bene a tutto tondo, cioè non so, per esempio nella Repubblica Democratica del Congo i bambini sono lavoratori, forza lavoro, portano i soldi in casa. È logico che se tu porti via il bambino, i genitori non hanno più modo di prendere il guadagno del bambino, quindi magari non lo mandano a scuola. Quindi cosa fa Stile Rise? Fa un pacco alimentare o kit igienico, eccetera, una volta al mese alla famiglia, in modo che la famiglia non abbia bisogno del lavoro del bambino. E i bambini e i genitori sono molto contenti di far andare i bambini a scuola anziché a lavorare, quindi voglio dire, non sono genitori cattivi perché mandano i bambini in miniera, purtroppo non possono fare altrimenti. Quindi diciamo che Stile Rise ci tiene anche a questo, fare in modo che i bambini possano andare in modo sereno a scuola, e sollevandoli da qualsiasi incombenza che non sia quella dello studiare, di
fare le cose. E vi invito poi, voi che siete giovani, ad andare a vedere sul sito di Stellarize, a vedere le facce di questi bambini, che cosa succede, cosa diventano nel giro di poco quando hanno un semplice accesso allo studio. Le scuole sono bellissime, sono, cioè, molto più belle di quelle italiane. Esatto, cioè hanno tutto, hanno poi i programmi delle scuole interne del baccalaureato sono molto interessanti, perché comunque fanno musica, teatro, lo sport è importante, la socialità è importante, la condivisione. Per esempio, nella scuola di Nairobi i bambini arrivano dal Mali, dall'Etiopia, dal Kenya, sono bambini che arrivano da tutta la parte dell'Africa, e loro, per esempio, banalmente ogni giorno mangiano un cibo tipico della loro di una nazione, mentre il settimo giorno mangiano il cibo internazionale. Quindi anche questa cosa sembrano cose banali, diciamo, però in realtà sono le cose che poi servono un po' anche ai bambini per interagire fra di loro e per sopportare anche le differenze, perché naturalmente ci sono tante differenze fra di loro, perché comunque arrivano anche da situazioni diverse, da paesi diversi, però loro riescono a fare, Stellarize riesce con queste cose, e quindi diciamo che è un'associazione giovane che ha fatto in 5 anni tantissime cose. Adesso in questo momento anche Nicola Bovoni, che è il CEO dell'associazione, è a Bogotà, perché fra un po' apriranno una scuola internazionale lì a Bogotà. E la prossima step sarà in Italia nel 2024 e poi in India. Quindi diciamo che in pochi anni c'è tanto lavoro, c'è bisogno di tante persone che lo sostengano, perché Stellarize non accetta sovvenzioni governative dall'ONU, dall'Europa. Accetta solamente donazioni da parte di privati oppure di aziende, però etiche. Cioè, la Beretta non potrà mai dare soldi a Stellarize. Cioè, diciamo che si cerca anche collaborazioni con le aziende che abbiano, però, che seguano un attimino i valori di Stellarize, che sono trasparenza. Quindi ogni 3 mesi sul sito di Stellarize chi vuole può andare a vedere la rendicontazione dei soldi che vengono presi, i soldi che vengono spesi. Non so se voi sapete, le altre organizzazioni, non dico il nome, ma ci sono organizzazioni che il 90% delle donazioni vengono utilizzate per le spese, il 10% nei progetti. Stellarize, il 95% delle donazioni va per i progetti, il 5% per le spese di gestione. Quindi già questo dice un po' la serietà e la volontà di Stellarize. Volevamo chiederti se ci sono e quali sono le principali difficoltà che magari avete incontrato sia nell'istruire i bambini, ma anche magari nel rapporto con i vari governi locali o anche con delle culture diverse, e poi anche appunto qual è stato il riscontro che avete ottenuto, se è sempre stato positivo o se ci sono stati dei casi in cui avete avuto appunto più difficoltà. La difficoltà c'è stata, infatti non è stata aperta la scuola in Turchia. Quando hanno cercato di aprire in Turchia hanno lottato tanto e hanno dovuto, alla fine poi Stellarize ha deciso proprio di non portare avanti più l'apertura con rammarico, perché per esempio in Turchia chiedevano mazzette, cioè chiedevano dovevano arrivare a troppi compromessi, e niente, siccome Stellarize non vuole scendere a compromessi, quindi piuttosto non ha aperto la scuola. E, non so, in Siria credo che, cioè, il problema della Siria soprattutto perché sono in una zona quasi di guerra, lì ci sono veramente, sono molto, allora poi durante il terremoto, l'ultimo terremoto, loro veramente sono rimasti, grazie a Dio la scuola di Stellarize non ha avuto danni, e anche i ragazzini, nessuno ha perso la vita o è rimasto ferito, quindi diciamo che loro sono stati abbastanza fortunati. Però c'era il direttore della scuola in Siria, che è siriano, che ci mandava ogni giorno dei video e ci teneva aggiornate. Per esempio i primi aiuti lì sono arrivati dopo 10 giorni, perché comunque lì purtroppo c'è Assad, che c'è
monopolizza tutti gli aiuti che arrivano, li prende lui e non li dà lì perché lì ci sono i ribelli, insomma sono in una zona dove ci sono gli ultimi degli ultimi, ecco. E per esempio, non so, anche nei telegiornali dicevano che l'unico valico accessibile, cioè che aperto in realtà non era aperto perché era stato rovinato dal terremoto, in realtà ci hanno fatto vedere un video dove entravano dei camion, sapete con che cosa, anziché con gli aiuti, c'erano i cadaveri dei siriani che erano morti in Turchia e stavano rispedendo indietro i cadaveri, cioè queste persone si sono ritrovate non solo a non avere gli aiuti umanitari, hanno dovuto anche poi dover seppellire le persone che erano morte in Turchia, e quindi quel valico era aperto, cioè era aperto per portare i morti, non era aperto per portare gli aiuti. Quindi cioè, in Siria il problema è quello, nella Repubblica del Congo il problema è che lì c'è la mafia che ha il controllo dei bambini, dei minatori, quindi si devono muovere con molta cautela. Lo stesso Nicolò, quando è andato anche adesso a Bogotà, quando è andato anche nella Repubblica del Congo, pubblicava le cose con almeno 48 ore di ritardo per non dire, anche non senso, per non dire dove era per sicurezza. Però lui dice: più ne parliamo, più la gente sa che cosa fa Stile Rise, sa il bene che può portare. Lui dice che siamo noi le sue guardie del corpo, cioè nel senso che secondo lui la sicurezza è quella, cioè la protezione è più gente sa e più loro sono al sicuro. Adesso per esempio un'altra cosa bellissima secondo me, che aiuta un po' anche a capire e a dare un po' di speranza, è per esempio una cosa che è successa da poco, parliamo lì in Kenya, cioè praticamente loro, la scuola è all'interno di una zona dove ci sono baraccopoli, diciamo, ecco, quindi una zona molto povera, e proprio di fianco alla scuola, bellissima, che poi andrete senz'altro voi a vedere com'è, e c'era una discarica abusiva dove ogni giorno bruciavano i rifiuti, eccetera, e questa discarica era in mano a delle gang giovanili, perché dopo lì sono tutti giovani, diciamo, che sopravvivevano trafficando con i rifiuti. Beh, loro hanno iniziato, si sono messi in testa che dovevano chiudere quella discarica e fare qualcosa di positivo, sono riusciti, mi sembra a gennaio hanno chiuso, sono riusciti a far chiudere la discarica, sono riusciti a mettere allo stesso tavolo, a parlare le capo gang, diciamo, con le persone, con le autorità del posto, quindi il sindaco piuttosto che, cioè li hanno fatti mettere insieme a parlare, cosa che diciamo che è impossibile, invece non è vero, e con diplomazia eccetera hanno fatto capire a questi delinquenti, diciamo, che potevano guadagnare in modo diverso, in modo legale, e hanno chiuso la discarica e al 5 di luglio mi sembra inizieranno a smantellare tutto quello che c'è dentro, e al posto di questa discarica costruiranno un parco con all'interno autolavaggio, negozietti, una biblioteca, cioè daranno vita a uno spazio sociale dove le persone potranno andare a fare cose che non è quello di bruciare la pattumiera, cioè le discariche. Cioè, voglio dire, loro fanno vedere che comunque col dialogo e lavorando seriamente, parlando con la voce, perché loro non hanno armi, non hanno niente, possono portare a dei cambiamenti, dei grossi cambiamenti in posti dove tutti direbbero, quindi veramente, cioè Nicolò Stile Rise dice si può cambiare il mondo un bambino alla volta, ma è vero, cioè lui loro lo stanno dimostrando, perché veramente stanno facendo questa cosa. Il ritorno per ora è ancora presto, perché per esempio cioè, il baccalaureato international dura 7 anni, quindi la scuola c'è da 3 anni, devono ancora uscire i ragazzi che andranno all'università, e quindi c'è ancora da aspettare un pochino per vedere poi il ritorno per quanto riguarda le scuole internazionali, per vedere l'idea se veramente poi dopo questi ragazzi riusciranno poi a entrare, ma ci riusciranno, ma soprattutto se diventeranno
l'idea è di farli diventare, cioè, quelli che poi governeranno in modo più etico la propria nazione, la propria città, insomma, tirare su, diciamo, dei ragazzi con un'etica diversa, e quindi un po' presto. Per quanto riguarda invece, appunto, il riscontro positivo delle scuole di emergenza, direi che quella di Samos è proprio l'esempio della buona riuscita, perché se sono riusciti a inserire tutti i ragazzi nella scuola pubblica, vuol dire che questo tipo di approccio nelle scuole di emergenza funziona, e quindi direi che lì il riscontro c'è già stato, e questo è già la prima. Poi nella Repubblica del Congo è un anno e mezzo che hanno aperto la scuola, quindi anche lì sono all'inizio. Un altro progetto bello, che qui ci sono le fotografie, è praticamente nato anche qui a Samos con Nicoletta Novara, che è una fotoreporter, che è andata per fare un reportage in questo hotspot, e mentre faceva le fotografie i bambini erano interessati, mi fa provare, insomma, vedevano che erano interessati, quindi lei di suo ha deciso di fermarsi 2 mesi e di tenere un corso di fotografia a questi bambini. Alla fine del corso ha regalato delle macchinette usa e getta e ha chiesto ai bambini: ok, fotografate la vostra realtà di fuori della scuola, perché poi i ragazzi le conoscevano in scuola, e loro hanno fatto le foto, e adesso quelle di Samos sono sul libro, perché non ci sono più, essendo chiusa la scuola hanno deciso, avevano fatto questa politica di non far più girare le loro foto, però poi la stessa cosa l'hanno fatta nella scuola in Kenya e nella scuola del Nord Ovest della Siria, e quindi hanno fatto anche lì le fotografie. A breve ci saranno anche le fotografie della Repubblica del Congo, perché anche lì hanno iniziato a fare hanno fatto il corso, e niente, noi, il bello di questa mostra fotografica è che sotto ogni foto c'è la didascalia scritta dal bambino, cioè ognuno di loro ha descritto poi la loro foto, quindi per me è anche emozionante, è bello anche leggere poi che cosa vedono i ragazzi nella loro realtà, insomma, nelle scuole, perché questa mostra gira in parecchie scuole, i ragazzi e i ragazzini sono sempre molto colpiti dal vedere poi le foto dei altri loro coetanei, e poi lasciano sempre delle cose scritte molto carine anche dei ragazzi italiani, cioè diciamo che è un progetto che piace molto anche ai ragazzini italiani, insomma, che è un'idea che piace. E di queste foto qual è che ti piace di più, o comunque ti ha colpito di più, ti ha lasciato qualcosa in questo? Questa qua, perché proprio fa capire anche le esigenze che hanno loro. Ecco, un'altra cosa che adesso qua si vede un po' non ci sono quelli di Samos, dove si vedeva ancora di più, una cosa che mi ha fatto notare Nicoletta, la fotografa, è che laddove ci sono, cioè dove i bambini si sono allontanati dalla situazione di guerra, dove, cioè, comunque sono potuti venire via, le foto sono più solari, sono diverse rispetto invece a quelle della Siria. Se voi vedete quelle della Siria, cioè qui si vede che sono bambini che non hanno mai conosciuto un giorno di pace, comunque, e sono veramente hanno colori diversi, perché comunque sono bambini e ragazzini che c'è 12 anni di guerra, vuol dire che ci sono dei bambini che veramente loro non sanno cosa voglia dire un giorno di pace, cosa che invece chi riesce ad allontanarsi, perché a Samos c'erano anche dei bambini siriani, hanno una prospettiva diversa, quindi, cioè, i bambini, a parte che si riprendono anche molto in fretta, però lì, ecco, interessante secondo me la differenza delle foto è proprio anche questa, cioè vedere la realtà dei bambini che vanno a scuola, perché anche in Siria vanno a scuola, però vivono comunque una realtà che è la realtà della guerra, e da lì non si spostano, purtroppo è così, cosa che invece anche in Kenya è diverso, perché, cioè, sono più colorati, sono più, cioè, vivono in modo diverso, perché vivono comunque in modo più stabile. E allora grazie mille.